Barbara D'Urso riceve un'altra stoccata da Alfonso Signorini, ecco cosa ha detto. Il direttore del settimanale che ha attaccato nuovamente Lady Cologno. È ormai palese che Alfonso Signorini non gradisca il Grande Fratello 15 perché, secondo lui, sarebbe ricco di trase. Una settimana fa, il noto direttore del magazine Chi si è scagliato contro Barbara D'Urso accusandola di utilizzare un finto moralismo nel reality show targato Endemol Italia. A distanza di qualche giorno, il 54enne milanese è tornato a parlare di Lady Cologno utilizzando dei termini abbastanza forti. Signorini ospite da Matrix Chiambretti lancia una nuova frecciatina alla D'Urso. Ieri sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento di Matrix Chiambretti, e tra i vari ospiti c'era anche Signorini. Quest'ultimo, intervistato da Piero Chiambretti, ha parlato ancora una volta del GF15 dando una stoccata a Barbarella Nazionale. Preferisco fare il 6 di Cher, piuttosto che una televisione che non mi piace affatto, ha dichiarato il direttore di Chi. Il giornalista ha precisato anche che non rinnega il tras ma non riesce a sopportare quelle persone che adottano un finto moralismo. Delle affermazioni che sicuramente non faranno piacere alla conduttrice partenopea. Arriverà la replica nella nuova puntata di Domenica Live che verrà trasmessa domani pomeriggio? Nonostante le critiche, la D'Urso sta registrando degli ascolti record con il reality Mediaset. La media di ogni appuntamento è del 25 di share e più di 4 milioni e mezzo di spettatori. Dei numeri che stanno facendo gongolare Barbara e soprattutto i vertici dell'azienda del Biscione. Lo scontro tra Signorini e Barbara D'Urso e la bomba di Striscia la Notizia. Alcuni giorni fa il TG satirico Striscia la Notizia ha lanciato una vera e propria bomba che riguarda i vari sponsor che hanno deciso di ritirare i loro prodotti dalla casa del Grande Fratello 15. La trasmissione di Antonio Ricci ha fatto notare al pubblico che questa clamorosa fuga abbia riguardato solamente il reality capitanato dalla D'Urso e non altre trasmissioni, una su tutte l'Isola dei Famosi 13. Ricordiamo che nell'edizione andata in onda alcuni mesi fa si era alzata una polemica a causa del cosiddetto Cannagate. Come mai nello show della Marcuzzi gli sponsor non hanno preso provvedimenti? Secondo il TG satirico, dietro a tutto questo ci sarebbe lo zampino di Signorini che ha sempre manifestato la sua contrarietà ai programmi di Lady Cologno. Questa notizia, però, non ha trovato riscontro da parte dei diretti interessati. Nelle prossime ore arriveranno delle dichiarazioni in merito? Nel frattempo vi consigliamo di seguire il canale Barbara D'Urso.